Buonasera, ben ritrovati con il nostro spazio di approfondimento di Focus Veneto. Questa sera parliamo di un argomento molto interessante e magari poco conosciuto, la tutela della proprietà intellettuale, dei brevetti, dei marchi, perché anche con l'avvento dei social capita talvolta che alcune idee, alcuni marchi oppure fotografie e immagini vengano carpite ovviamente senza autorizzazione. Ne parliamo con un esperto, l'ingegner Marco Di Sandrini, buonasera, ben trovato. Direttore a Verona, della sede veronese di Bugnon, che è un'azienda che si occupa appunto di tutela dei brevetti e dei marchi. Innanzitutto, quanti sono le aziende nel nostro territorio che depositano brevetti mediamente? Allora, direi che la politica di proprietà intellettuale a Verona e nel Veneto è abbastanza sentita. Le aziende si preoccupano di tutelare le proprie innovazioni, in particolare e soprattutto i marchi d'impresa. La Camera di Commercio di Verona riceve mediamente all'anno circa 200 domande di brevetti di invenzione. In tutto il Veneto, grosso modo, le domande che vengono depositate sono nelle Camere di Commercio del Veneto sono circa 1000. Ecco, quando uno pensa al brevetto, magari è indotto subito a pensare a un'invenzione, a qualche marchingegno, a qualche attrezzatura un po' particolare. In realtà ci sono imprese, aziende anche di dimensioni europee con filiali in altre parti del mondo che depositano know-how, quindi anche attrezzature. Tanto è vero che il settore poi dei brevetti è diviso in vari comparti. Esattamente, come brevetti di invenzione si possono tutelare diverse tipologie di, appunto, di invenzioni, si possono tutelare macchinari, si possono tutelare dispositivi, si possono tutelare farmaci, si può tutelare anche il software, e su questo vorrei spendere due parole in più, perché tendenzialmente si dice, questa è un po' anche una leggenda, che il software non si possa tutelare. In realtà, sotto determinate condizioni, il software è assolutamente tutelabile come brevetto di invenzione, e noi stessi ci occupiamo di diversi brevetti, abbiamo seguito diversi casi di brevetti di software che riserviamo quotidianamente durante la nostra attività lavorativa quotidiana. La seconda parte è quella che riguarda poi i comportamenti illeciti, cioè chi copia. Molto spesso abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali, ad esempio, dell'Italian Sound, no? Cioè prodotti del Made in Italy che magari non sono coperti da brevetto, ma che vengono comunque copiati, spacciato l'amarone, in realtà non è il vino veronese, per non parlare del grana padano o di altri prodotti, mi riferisco all'agroalimentare. Quando ci sono le violazioni, quali sono gli strumenti in mano alle aziende che hanno depositato un brevetto, un marchio per essere tutelate? Ecco, innanzitutto direi che la forma di tutela, la tutela deve partire un po' da lontano. Dicevo prima che le aziende venete e veronesi sono abbastanza sensibili alla tematica della proprietà intellettuale, a mio modo di vedere, dal mio osservatorio, anche troppo poco talvolta, perché soprattutto io credo questo sia un tema tipicamente italiano, si tende a considerare l'invenzione e l'innovazione come qualcosa di straordinario. Per la verità, la legge sui brevetti non richiede che si debba inventare per forza una innovazione straordinaria, come il fuoco, come la ruota, ma anche delle semplici migliorie tecniche che risolvono un problema tecnico possono essere tutelate da un brevetto di invenzione. Quindi direi che innanzitutto la tutela deve partire da lontano, da un'attenta pianificazione anche strategica dell'innovazione e anche da un'attenta tutela del proprio marchio, perché il proprio marchio significa poi la propria reputazione, e anche una tutela attenta alle creazioni del design, un po' in tutti i settori, perché di design si può parlare di design di tavoli, di sedie, come si può parlare appunto di arredamento, oppure si può parlare di design anche di confezioni dei prodotti. Il design, diciamo, è una forma di tutela che attiene all'estetica di un prodotto e che è abbastanza trasversale un po' a tutti i settori. Quindi una volta che un'azienda ha preso un po' alla lontana, quindi con una visione strategica ha messo in atto delle forme di tutela, si può poi adire al tribunale per vedere rispettati i propri diritti. Quindi si possono iniziare dei procedimenti legali, si possono chiedere sequestri di prodotti, si possono chiedere inibitorie, quindi inibitoria significa chiedere al giudice che venga inibita quindi l'attività di contraffazione. E questa forma di tutela può essere chiesta anche online, per attività che vengono svolte online. In particolare i grandi social, ne cito uno per tutti, Facebook, hanno anche delle policy
che vanno incontro ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, e infatti si può segnalare per esempio a Facebook l'esistenza di attività illecite sul social, quindi ad esempio usi non autorizzati di immagini tutelate da copyright, usi non autorizzati di marchi, prodotti contraffatti, e Facebook nell'arco di qualche ora, quindi un intervento molto efficace, toglie dalla propria rete i prodotti che appunto sono in violazione dei diritti di proprietà intellettuale di soggetti legittimamente autorizzati ad averli, insomma. Ciò nonostante, proprio per continuare questa riflessione che riguarda il mondo dei social, proprio su Facebook faccio un esempio di questi giorni: la tragedia che ha scioccato tanti appassionati, la morte di Kobe Bryant, è stata utilizzata sui social, proprio su Facebook, da alcuni portali per promuovere magliette, tra l'altro anche con marchi di aziende del sportswear famose, ma sicuramente si tratta di maglie o di felpe, come si suol dire, taroccati, utilizzando anche l'immagine di grandi campioni che promuovono queste vendite anche a prezzi stracciati. Sono comportamenti illegali, però è certamente difficile contrastare tutto. Sì, è difficile contrastare tutto, anche perché si apre un tema che si dice giurisdizionale, cioè anche trovare la sede opportuna in cui agire, perché chiaramente io posso agire nel territorio in cui detengo un diritto di proprietà intellettuale, perché bisogna sapere che i diritti di proprietà intellettuale valgono con riferimento al territorio in cui sono stati depositati. Quindi se voglio attivarmi a difesa per esempio di un marchio perché è stata utilizzata, come dicevi tu, una felpa taroccata, devo poter avere il marchio nel paese in cui questo evento è avvenuto. Sotto certe condizioni posso agire anche nei territori in cui l'evento dannoso si verifica, quindi se per esempio la felpa taroccata, pur essendo prodotta in un certo paese, viene venduta in un altro, se io detengo un diritto anche nel paese in cui la felpa poi viene venduta attraverso una transazione online, io posso bloccare la diffusione, quindi posso inibire la vendita anche nel paese in cui io detengo il marchio. Chiaramente, se non mi sono attivato prima, quindi se non ho, come dicevo poc'anzi, attivato un'attività di tutela della proprietà intellettuale attraverso dei depositi, sono di fatto messo all'angolo e non posso poi agire per la mia difesa anche online. Quindi un'azienda o anche un singolo soggetto, un inventore, può depositare il brevetto anche solo nel paese dove opera, in questo caso l'Italia, oppure può allargare il brevetto fino a tutto il mondo, ovviamente aumentano i costi. Assolutamente sì, entrambe le tue affermazioni, quindi occorre sicuramente pianificare il deposito anche all'estero, soprattutto se la maggior parte del fatturato del mercato di un'azienda è all'estero, e sicuramente i costi aumentano, perché chiaramente si devono attivare delle procedure di registrazione o di concessione in diversi paesi al di fuori dell'Italia. Tra le vostre attività più curiose e anche tra le più recenti, avete depositato il brevetto per la cotoletta alla milanese. Attenzione, chi ci segue magari che è milanese non si stracci le vesti, perché si tratta di una cotoletta alla milanese preparata, cucinata e servita, quindi impiattata, da uno chef stellato veronese, Giancarlo Perbellini. È stata sicuramente una cosa curiosa. In questo caso si tratta di cucina, di un piatto. Che cosa viene tutelato? Come dicevo all'inizio, un'invenzione per definizione è la soluzione a un problema tecnico, quindi la tutela in quel caso della ricetta dello chef Perbellini riguardava il particolare procedimento di cottura, che doveva coniugare due differenti tecniche di cottura, perché si tratta di una cotoletta da un lato impanata, da un lato lasciata cruda, quindi si creano dei problemi appunto di tecnica di cottura, perché si sviluppa un gradiente termico all'interno del prodotto che va gestito in un certo modo che lo chef ha ideato. Per lo chef abbiamo anche depositato poi una tutela come design, quindi della parte estetica, relativa all'impiattamento della cotoletta. Quindi nessuno può preparare un piatto in quel modo. Esattamente. Molto spesso si pensa che erroneamente brevettare la cotoletta significa che nessuno può più fare una cotoletta. In realtà nessuno può fare una cotoletta fatta nel modo in cui lo chef è ideato dallo chef.
Ecco, una battuta mi è permessa, ma un ingegnere aerospaziale che ci azzecca con i fornelli, la cucina, i piatti. Ma, devo dire che come ingegnere ci capita di seguire diversi settori. Infatti per fare questo tipo di professione è necessario avere sicuramente un background tecnico, quindi a livello di come ingegneristico piuttosto che un background scientifico. E occorre fare anche una serie di esami di abilitazione per quanto riguarda la parte legale, perché nella fattispecie un brevetto si compone di due parti, una parte tecnologica per cui è richiesta una competenza tecnica, quindi perché bisogna capire quello che si sta facendo, e una parte legale perché il brevetto alla fine è un documento di natura legale. Come ingegnere aerospaziale mi capita di seguire diverse tematiche, anche come background di studio abbiamo una certa trasversalità, quindi ci viene abbastanza naturale saltare da un tema all'altro. Tra i nostri clienti poi abbiamo anche aziende aerospaziali, tra l'altro aziende aerospaziali di fama internazionale, seguiamo anche Boeing, l'americana, che si serve di noi in Europa per il deposito dei brevetti. Quindi è un po' come chiedere all'oste se il vino è buono, ma il brevetto fai da te è sconsigliabile? Sì. È complicato, è burocratico? Sì, direi che è sconsigliabile, tutto si può fare, ci si può anche curare da soli, e si può sicuramente tenere la contabilità da soli e quindi si possono scrivere anche i brevetti da soli. Chiaramente la stesura di un brevetto non è un'attività semplice, anche perché bisogna ricordarsi che è un brevetto che può durare fino a un massimo di 20 anni dalla data di deposito. Ah, quindi c'è un tempo limitato? C'è un tempo limitato, un monopolio limitato che arriva fino a un massimo di 20 anni se vengono pagate le tasse di mantenimento in vita, e quindi immaginate che bisogna immaginare oggi quale potrà essere un po' l'evoluzione del progresso futuro e far sì che il brevetto scritto oggi possa tenere verso la contraffazione che verrà fatta magari fra 10 anni, quindi immaginando un po' quello che potrà essere lo sviluppo della tecnologia futura. Una domanda che molti consumatori magari a volte si pongono quando compriamo un prodotto al supermercato o in un negozio: notiamo quella R all'interno di un cerchio accanto a marchi famosi di prodotti anche alimentari, addirittura ci sono colossi del settore alimentare, ne cito uno su tutti, Ferrero, che è un marchio assieme a Ferrari, il marchio più noto italiano nel mondo, che addirittura ha registrato più marchi del proprio gruppo. Questo cosa significa? Che viene registrato proprio il brand del singolo prodotto? Sì. Come marchio si possono depositare sia i loghi, quindi quelli che in gergo appunto si chiamano loghi, la veste grafica del prodotto, che so, il famoso swoosh della Nike, sia le parole stesse appunto come per esempio Nike. Moltissime aziende hanno diversi marchi, moltissime marche hanno dei portafogli molto nutriti, perché magari depositano sia il marchio che noi chiamiamo ombrello, perché magari è il nome dell'azienda, il nome della società, in questo caso facevo l'esempio di Ferrero, quindi il marchio che sta sopra tutti i prodotti, e poi i marchi delle linee di prodotti, quindi che so, abbiamo Kinder, abbiamo Raffaello, abbiamo Ferrero Rocher, e quindi sicuramente le aziende hanno normalmente un portafoglio molto nutrito di marchi. Tornando ai social e diciamo con un livello un po' più allargato che tocca a volte anche persone che non sono veri e propri imprenditori, c'è il malvezzo di prendere foto, video, copiare addirittura testi interi, fotografare la pagina di un giornale e pubblicarla sulla propria pagina a corredo di un post. Molto spesso viene fatto in buona fede, c'è però chi fa anche lavoro nel campo della comunicazione che utilizza questi sistemi che non sono corretti. Sono d'accordissimo, dici bene. Quando noi riceviamo i nostri clienti in ufficio, una delle frasi che esce più spesso è: però l'ho visto fare, lo fanno anche altri. Il fatto che una certa cosa venga fatta anche da altri non significa automaticamente che sia lecita. Questo noi lo spieghiamo anche in relazione a volte quando i clienti scelgono dei marchi che somigliano a marchi di altri competitor, magari perché dicono tanto è un marchio che più o meno usano tutti. Noi diciamo anche attenzione che potrebbero esserci degli accordi che noi non conosciamo, perché potrebbero esserci degli accordi di licenza, delle autorizzazioni, il che giustifica il perché magari un certo tipo di attività è diffuso. Quindi vedere un certo tipo di attività diffuso non significa automaticamente che questo si possa fare. Nella fattispecie delle immagini, delle foto, bisogna sempre ricordarsi che nasce in capo all'autore di queste immagini, di queste foto, un diritto che si chiama appunto il diritto d'autore, che è un po' più atipico rispetto agli altri diritti di cui parlavo prima, quindi di marchi, brevetti e design, perché è un diritto per il quale non è strettamente necessario un deposito, ma è sufficiente poter dimostrare di aver creato l'opera.
Normalmente questo è abbastanza semplice per gli autori e gli editori, perché ci sono magari o è stato pubblicato un libro, quindi semplicemente si può facilmente reperire la copia dell'opera e la data di pubblicazione, sia per i contenuti audio video per lo stesso motivo. Ecco, infatti a volte troviamo addirittura stampato su un libro che è vietato fotocopiare, al di là di qualche pagina per motivi didattici o di studio, perché c'è anche questa tendenza di comprare un libro, fotocopiarlo e poi distribuire le fotocopie. Questo è illegale, è sì, un vero e proprio reato, una violazione del diritto d'autore. In conclusione, qualche caso curioso di cui vi siete occupati? Allora direi che più che curioso, abbiamo, come dicevo prima, spaziamo quotidianamente in diversi settori. Devo dire, a parte il settore aerospaziale, che per motivi anche di studi mi vede particolarmente entusiasta, di passione, in cui abbiamo brevettato forme di ali, abbiamo brevettato anche delle carenature per delle astronavi, quindi su progetti di ricerca molto avanzati. Ci occupiamo anche di stampa tridimensionale, che è un'attività che sta diventando sempre più diffusa, sia a livello di stampa 3D di resina, sia a livello di sinterizzazione laser. Ci siamo occupati per lo chef, appunto, di una ricetta di cucina. Ci occupiamo anche di tutelare packaging e forme di prodotto per conto anche di grossi player internazionali nel settore alimentare. Anche perché, come ha ricordato anche ad esempio con l'impiattamento, conta anche la vestizione di un prodotto, e quindi non solo che cosa c'è dentro, quindi quello che poi viene acquistato, oppure il macchinario, l'attrezzatura, ma anche come viene presentato. Quindi anche il packaging può essere oggetto di una protezione, di una tutela. Assolutamente sì, tra l'altro come Bugnon ci occupiamo in modo molto forte di design, siamo anche la prima azienda in Italia per deposito di design, e nella top 3 delle aziende in tutta l'Europa sempre per deposito di design. Questo è anche spiegabile per il fatto che l'Italia è anche la culla, diciamo, di tutto ciò che è design, dall'alimentare, l'abbiamo visto prima con la ricetta dello chef, fino alla moda e all'arredamento. Il design, dal mio punto di vista, è anche un diritto che, nonostante questi numeri pazzeschi, perché comunque si parla di numeri di migliaia di depositi, secondo me è ancora poco utilizzato dalle aziende, anche dalle aziende veronesi, perché io credo che molti prodotti o molte confezioni abbiano comunque una loro distintività, una loro caratterizzazione che meriterebbe una tutela come design. Stando attenti ovviamente a rivolgersi ai propri consulenti prima di esibire il prodotto, perché sia nel caso dei brevetti sia nel caso del design ci sono delle preclusioni qualora l'oggetto dell'invenzione del design venga mostrato al pubblico prima della data di deposito della domanda. Bene, abbiamo terminato. Io ringrazio l'ingegner Marco Lissandrini, direttore della sede di Verona di Bugnon, consulente di brevetti e marchi. Vi auguro una buona continuazione di serata con i nostri programmi. Grazie.